La Cudi Podcast. Dialoghi sul cospirazionismo a partire dal libro di volume 1, La Cudi Complotto. Edizione Allegre, Roma, 2021. Sesta puntata. Bentrovate e bentrovati, questa è la sesta puntata di La Cudi Podcast, la prima registrata all'aperto e dal vivo, perché Wuming Uno, l'autore del libro, è qui davanti a me fisicamente, cosa abbastanza rara di questi tempi. Io sono Wolf Bukowski, ho in qualche modo contribuito ad alcune parti del libro in cui si parla della gestione della pandemia e mi trovo anche coinvolto in questa fase in cui i contenuti del libro vengono rielaborati, rimasticati, posti sotto diverse lenti. Le puntate precedenti sono estremamente interessanti, ognuna sviluppa alcuni temi e tira alcuni fili in modo del tutto particolare, quindi consiglio assolutamente di ascoltarle tutte. Questa mi piacerebbe farla ruotare attorno ai temi del panico morale, del securitarismo, di quegli aspetti di securitarismo che abbiamo ritrovato dentro la pandemia e negli ultimi mesi che abbiamo vissuto. Mi ero preso alcuni appunti e questi appunti iniziavano con la riflessione sul fatto che ci troviamo in un luogo aperto, ci troviamo in un parco pubblico di Bologna, forse sullo sfondo sentite anche gli uccellini, e quindi in un luogo che paradossalmente è stato indicato come un luogo pericoloso fin dall'inizio della pandemia, con la caccia al runner, la chiusura dei parchi, la chiusura dei giochi per bambini, le urla dal balcone, vai a casa, che mi sono state anche personalmente rivolte quando andavo in bici negli ultimi giorni in cui era concesso o sembrava fosse concesso. Non si capiva quale fosse il confine tra il legale e l'illegale. Riflettendo su questo spazio pubblico e l'aria aperta, mi veniva anche in mente che negli anni precedenti alla pandemia sono state intraprese varie iniziative per governare in maniera repressiva lo spazio pubblico e i parchi. Allora, molti parchi, lo sappiamo, sono stati considerati luoghi pericolosi per le frequentazioni, per le fantasie o realtà di spaccio che però non venivano mai affrontate sul piano dei problemi del traffico di sostanze illegali, ma sempre dal punto di vista securitario e punitivo. Inoltre mi tornava in mente anche delle cose abbastanza paradossali, tipo l'applicazione di norme sulle vie di fuga fatta anche per le manifestazioni e gli eventi collettivi all'aperto, che è stato un portato paradossale e ridicolo che ha seguito la tragedia di Corinaldo nelle Marche del 2018. Siamo già nel cuore delle riflessioni su cui vorrei sollecitare Wuming Uno. False notizie, postamenti di fuoco delle tematiche, problemi che si traslano da una situazione reale come un luogo chiuso, una discoteca sovraffollata, a situazioni in cui non c'entra nulla come un luogo aperto, sono nel cuore del sistema, sono nel cuore dello Stato, della legiferazione. Quindi questa irrazionalità non è qualcosa che attiene esclusivamente ai complottisti, ma qualcosa con cui ci confrontiamo costantemente. Il primo tema che volevo affrontare con Wuming Uno, che emerge nella seconda parte del libro, ed è un passaggio tra anni 80 e 90, anzi in particolare in quella parte si parla degli anni 80 e del panico morale attorno al pedosatanismo negli Stati Uniti. Come ci ricorda Valentina Belbo, personaggio che entra in quel capitolo 8 della seconda parte, sono gli anni del mandato di Reagan, del doppio mandato di Reagan, dall'81 all'89, quindi anni in cui il compito che si assegna la politica e i media, eccetera, eccetera, è quello di chiudere decisamente la fase delle lotte sociali, delle lotte civili degli anni 60 e dei 70, l'eredità degli anni 60 e 70 deve essere chiusa e si entra in una fase nuova. In Gran Bretagna c'è Thatcher,
negli Stati Uniti c'è Reagan e quindi si delinea il mondo in cui noi adesso viviamo pienamente. C'è un altro passaggio che aggiungo prima di chiedere a Vuminguno qual è il nesso, no, tra questi due fenomeni, il panico morale anni 80 sul pedosatanismo e gli anni 90 in cui emerge a New York, ma rapidamente si diffonde in tutto il mondo, la tolleranza zero, l'enfasi sulla micro criminalità oppure sul disordine urbano. Mi sembra tutti e due fenomeni in qualche modo in relazione, come un tentativo di rassicurarsi e di trovare nemici allo stesso tempo che fa la classe media, che viene fatta avendo come riferimento principale sociale una classe media che è spaventata anch'essa dalle trasformazioni in atto. Ecco, quindi chiedo a Vuminguno se vede anche lui un essere di questo tipo e quali sono gli elementi in comune tra questi due fenomeni che sono anche contigui dal punto di vista storico. Sì, il nesso c'è ed è forte. Appartengono alla stessa stagione, allo stesso clima di controrivoluzione, di risacca sociale, controriforma neoliberale e complessiva della società. La accompagnano entrambe queste narrazioni, quella del satanic panic e quella della tolleranza zero, l'alba del securitarismo contemporaneo. Ricordiamo brevemente i tratti del satanic panic. Ad un certo punto, all'inizio degli anni Ottanta, cominciano a raggrumarsi tutta una serie di riferimenti al diavolo, a Satana, a losche società occulte di adoratori del demonio che avevano attanagliato la cultura pop negli anni 70. A partire dalla fine degli anni 60, dagli sgoccioli del 1969, quando viene scoperta la setta di Charles Manson, la Family, il sensazionalismo mediatico e la forza simbolica di quell'evento riempiono l'immaginario di riferimenti satanici. Manson è visto come un guru di una setta satanica, come una specie di Satana a sua volta, e da lì partono tutta una serie di narrazioni, riferimenti iconografici, di exploitation cinematografica, fanno vedere che praticamente il diavolo è ritornato a tormentare la società americana dopo che l'aveva fatto ai suoi albori, l'episodio delle streghe di Salem. Questo ritorno del diavolo lo vediamo nel film L'Esorcista, lo vediamo nei film sui bambini diavolo, quelli con Damien, l'anticristo, lo vediamo in un sacco di produzioni dell'epoca, e ad un certo punto tutti questi riferimenti si condensano grazie a un catalizzatore, un libro evento, questo Michelle Remembers, scritto a quattro mani da una trentenne canadese e dal suo psichiatra. Marito anche, perché iniziano con un rapporto psichiatra-paziente, poi diventano marito e moglie. Quel libro, come spiego nella Q di Complotto, è pieno di panzane pseudo-autobiografiche sul riemergere nella memoria di questa Michelle Smith di ricordi relativi alla sua infanzia, durante la quale lei ha subito ogni sorta di violenza e di abuso in un contesto rituale satanico, per via del fatto che sua madre apparteneva ad una setta satanica e la offriva appunto il corpicino di sua figlia per rituali tra l'orgiastico e il blasfemo e lo stupro vero e proprio. Per via del trauma Michelle Smith avrebbe cancellato tutto questo dalla propria memoria, però grazie alla sapienza clinica e alle tecniche utilizzate da Lawrence Pazder, suo psichiatra, avrebbe recuperato questi ricordi, ora li vuole raccontare. Viene spacciata per una storia vera, in realtà è pura fiction, viene smontata praticamente subito, si scopre che sono delle fandonie che non hanno alcun riscontro, ma intanto fa danni perché diventa un best seller sia in Canada sia negli Stati Uniti, vende una quantità impressionante di copie e soprattutto comincia a influenzare diversi psichiatri che cominciano a sfruttare l'isteria di massa su questa possibilità che tu sia stato stuprato dai satanisti da bambino ma non te lo ricordi, per farsi pagare laute parcelle per ripescare questi ricordi che in realtà non ci sono, vengono inventati, sono dei falsi ricordi impiantati dalla stessa prassi degli psichiatri tramite l'ipnosi regressiva, farmaci, suggestioni
di vario tipo. Negli Stati Uniti frotte di persone cominciano a denunciare i propri genitori dicendo che da piccoli sono stati stuprati perché i loro genitori sono dei satanisti, i genitori chiaramente cadono dalle nuvole, questi ricordi in base ai quali agiscono i loro figli, agiscono anche a livello legale, sono inventati, e questa cosa comincia ad avere delle ripercussioni enormi sulla società, sul clima dell'epoca. Nasce questo panico satanico, ricordato da sociologi e antropologi come un fenomeno di moral panic, vera e propria perdita di senno collettiva, di ossessioni paranoiche, per cui si pensa che i satanisti siano dappertutto. È il momento della grande campagna moralizzatrice contro il rock. Si pensa che i gruppi rock, in particolare i gruppi metal, nascondano messaggi satanici incisi al contrario nei loro dischi, cosa che tra l'altro è ridicola, visto che molte di queste band hanno testi che parlano di Satana, anche ascoltati nel verso giusto, e quindi che bisogno avrebbero di metterne altri registrati al contrario. Poi questo panico satanico arriva al mondo degli asili e delle scuole dell'infanzia. Il caso McMartin è solo uno delle decine di casi in cui educatori, maestri d'asilo, vengono colpiti da una campagna calunniosa e repressiva, prima calunniosa da parte di chi dice che loro violentano i bambini, forti della loro posizione, del loro avere i bambini lì a disposizione, in realtà nelle ore in cui i genitori glieli affidano, loro li coinvolgono in rituali satanici, li seviziano, li violentano. Penso, siamo nell'83, no? Dico bene. Sì, il libro Michelle Remembers è dell'80 e il caso McMartin è dell'83, quindi nel giro di 3 anni questa narrazione, che era partita dai presunti ricordi di una donna adulta, una trentenne, diventa una narrazione che ha al proprio centro la tutela dichiarata dell'infanzia. Il caso McMartin però dura dall'83 al 90 e ci sono casi di panico satanico ancora nei primi anni 90, quindi è una decina d'anni e coincide perfettamente con i due mandati di Reagan, con le Reaganomics, con la svolta compiutamente neoliberista della società americana prima e occidentale poi, e poi arriva a coincidere anche con la nascita del securitarismo, la teoria delle finestre rotte, di cui ti sei occupato molto, la politica della tolleranza zero di Rudy Giuliani, le campagne contro il degrado urbano, la violenza urbana, la microcriminalità, lo spaccio e in ogni caso le condotte disorderly, irregolari da parte di soggetti che nella città non ci dovrebbero proprio stare in questa rappresentazione, mendicanti, tossici, minoranze etniche, giovani dropout. Questa campagna moralizzatrice, securitaria, repressiva, che parte da New York durante l'amministrazione di Giuliani, ha molto in comune col moral panic. In entrambi i casi noi abbiamo delle ansie legate al disgregarsi del legame sociale, all'abbassarsi dei redditi dei nuclei familiari, tutta la politica di rapina del vivere che sta facendo il neoliberismo, l'Italia al welfare. In entrambi i casi queste ansie vengono scaricate su nemici esterni ma prossimi. Arriveremo poi alla questione dei poteri distali e dei poteri prossimali. In buona sostanza, invece che comprendere che i processi che ti stanno rovinando la vita o che minacciano di rovinartela sono dei processi decisi in alto, in sfere decisionali che sono fuori dal tuo raggio d'azione, che sono decisi dalla classe dominante, dai governi, dal fatto che i capoccia dei consigli di amministrazione delle grandi industrie spesso diventano membri del governo e viceversa, la politica della porta girevole viene chiamata, no? Quindi c'è una classe dominante che è un tutt'uno, politica o economica che sia, o giornalistica. La classe intellettuale, comprendendo nella classe intellettuale anche i giornalisti, gli opinionisti, è quella che negli anni Ottanta fa il lavoro più sporco, che è quello di dipingere le città come in preda a tutti questi pericoli. Magari ci sono anche questi pericoli, ma sono pericoli di poco conto rispetto a quello che il neoliberismo sta cominciando a fare alla società. Da un lato hai quel tipo di nemici lì e dall'altra hai i pedofili, i satanisti che insidiano tuo figlio. Se poi noi andiamo a vedere quali sono i luoghi che vengono attaccati da questa campagna d'allarme sul moral panic, vediamo che sono luoghi legati al welfare, le scuole per l'infanzia, i servizi di day care per bambini, gli asili nido, sono delle istituzioni
che in quel momento stanno vivendo una metamorfosi, no? Alcuni sono dentro dei programmi di welfare pubblico, però sono in corso delle politiche molto aggressive di privatizzazione, altri sono già privati, però sono visti come un servizio pubblico, perché tu comunque affidi a degli estranei, a gente che lo fa per lavoro, i tuoi bambini, e comunque è qualcosa che avviene fuori dalla sfera familiare. Le ansie sono dovute anche a questo, spesso famiglie borghesi del ceto medio hanno visto il loro reddito calare drasticamente nel corso degli anni di cui stiamo parlando, quindi le madri sono dovute andare a lavorare e non hanno visto questo come una conquista femminista, lo fa notare Valentina nel libro, non hanno visto questo come un'emancipazione ma come una costruzione, vado a lavorare perché siamo alla fame, quindi devo affidare i bambini a qualcuno. E li devo affidare a un servizio pubblico, pubblico non nel senso magari di pubblico statale, pubblico nel senso nella sfera pubblica, fuori da casa, fuori dalle pareti domestiche. C'è molta ansia nel fare questo, molti sono genitori con le loro prime esperienze di affidare dei bambini e degli estranei, e questo impazzimento generale sul satanismo fa gioco nell'additare educatrici, maestre d'asilo e come e il nemico. Le due narrazioni sono molto simili. Quello che viene insidiato e minacciato è, diciamo, il quieto vivere di una volta, la quiete domestica, buon vicinato, il quartiere non è più quello di una volta. Una volta potevi uscire di casa lasciando la porta aperta, una volta i bambini potevano giocare per strada senza che degli estranei pedofili li molestassero o cercassero di rapirli, o che addirittura si facessero assumere questi pedofili satanisti dall'asilo per poterli insidiare in pace senza neanche bisogno di rapirli. Insomma, ci sono dei cambiamenti, l'ansia per questi cambiamenti viene incanalata all'interno di queste due narrazioni. Sono entrambe narrazioni diversive. Uso questo concetto nel libro di narrazione diversiva e ne do una definizione. Nel libro scrivo proprio a pagina 162-163, narrazione diversiva, rappresentazione di una situazione politica o di un problema sociale che, concentrandosi su cause e responsabilità fittizie o con cause di poco rilievo, distoglie la critica dal funzionamento reale e dalle contraddizioni del capitalismo, proponendo false soluzioni spesso incentrate su capri espiatori. Una narrazione diversiva ritarda la reale presa in carico dei problemi, disperde energie e sfoca il quadro, aggravando la situazione di partenza. Poi, chioso, tra le narrazioni diversive che svolgono tali funzioni, le fantasie di complotto sono le più frequenti ed efficienti, ma non sono le uniche. Anche la tolleranza zero, che non è propriamente una fantasia di complotto, volendo si potrebbe stiracchiare in quella direzione, no? Comunque ci sono delle forze che complottano contro i valori borghesi, contro il quieto vivere delle città, però è stiracchiata nel senso che in quella narrazione lì del degrado urbano non viene individuato un vero e proprio piano, anzi le cose sono state lasciate andare troppo nella direzione sbagliata, quello che denuncia è un lassismo più che un piano, però ha molto in comune con le fantasie di complotto per la sua dinamica, perché sono entrambe, sia il panico satanico sia la tolleranza zero, sono entrambe narrazioni diversive che quindi allontanano il malcontento dalla possibilità di esprimere una critica del capitalismo, delle politiche neoliberali nello specifico, per individuare degli pseudo nemici che sono nemici più piccoli, perché chiaramente anche se esistesse questa famosa setta satanica del caso McMartin, sarebbe comunque un'associazione a delinquere ben più piccola del governo degli Stati Uniti, ecco. Tu dici molte cose che sarebbe ognuna da sviluppare compiutamente. La tolleranza zero non è una fantasia di complotto, però in qualche modo appunto la chiama, perché basta insistere per un po' di anni sul securitarismo improntato a teoria delle finestre rotte e tolleranza zero e si ottiene la fantasia della sostituzione etnica, cioè quindi certo, quel degrado che tu vedi che era essenzialmente fatto, immaginato dai migranti, perché questo c'è dietro, no? Il quadretto del degrado che anche se viene dipinto magari in maniera un po' più edulcorata per non essere esplicito, però questo c'è un fondo di razzismo molto forte e è chiaro che questa cosa la chiama, cioè, a un certo punto si immagina un complotto che è questa teoria assolutamente assurda della sostituzione etnica o del white genocide, come lo chiamano, o qualcosa del genere. Certo. E quindi è il fatto che i cittadini bianchi europei prima o poi verranno sopraffatti e sostituiti da
persone che provengono dall'Africa. Ecco. Quindi veramente c'è un innesto. Un'altra riflessione stimolata dalle tue parole, sempre in questo senso, è quella che effettivamente in quegli stessi anni in cui emerge il panico del pedosatanismo negli asili, sapendo che poi alle spalle di Reagan ci sono due campagne elettorali in cui era insistito sulla welfare queen, certo. Quindi sulla criminalizzazione di chi usava il welfare, quindi si criminalizza chi usa il welfare e assai facilmente questa cosa si ribalta in un welfare criminale, che è quello degli asili pedosatanisti. Giusto, giustissimo. E comunque anche nella costruzione della teoria delle finestre rotte c'è un continuo rinvio tra cose immaginate, cose immaginarie, cose possibili e cose reali. C'è quell'articolo dell'82, quello fondativo della teoria, che è in questo è affascinante perché continua a dirti e poi potrebbe anche accadere, sono cose immaginarie, sono rischi immaginari, sono fantasie. Quindi Michel Remembers da una parte e dall'altra teoria delle finestre rotte continuano a cucire e ricucire pezzi di realtà immaginaria, di realtà possibile e di fantasmi. Un'altra cosa curiosa, probabilmente incidentale, non, assolutamente non centrale in questa vicenda, sono i meccanismi in cui la lettura, la visione, il riconoscere, che poi significa l'inventare il complotto pedosatanico, e la lettura, la visione della tolleranza zero vengono in qualche modo importate dagli Stati Uniti, spesso passando, almeno per quanto riguarda il securitarismo, passando dalla Gran Bretagna, da una serie di esperti che magari, che quasi sempre in patria negli Stati Uniti erano già ampiamente squalificati, ma che arrivano in Europa accolti dai governanti, spesso dalla sinistra che nel frattempo diventa bleriana, quindi diventa neoliberale, e accolti come il guru della questione del momento, che può essere appunto il riconoscere, cioè inventare questa diffusione straordinaria, inventare perché ovviamente esistono le violenze purtroppo sui bambini, ma quella diffusione, quel livello, quella pervasività, quella ritualità. E questa è una pura invenzione ovviamente, no? E allo stesso modo inventare, plasmare questo concetto del degrado, su cui costruire le politiche di tolleranza zero, e anche lì appunto c'è questo sbarco di questi cosiddetti esperti che poi diventano consulenti di governo, ecco, spesso nel continente. O peggio ancora della magistratura. Infatti, allora vorrei riprendere tanti riferimenti che servono da riprendere tutti, vorrei riprenderne uno che facevi a questo concetto dei poteri distali, poteri prossimali, che sono un concetto appunto introdotto da David Smile, uno psicologo del servizio pubblico britannico che scriveva negli anni 90 e che in qualche modo metteva a critica la sua professione dopo gli anni del thatcherismo, e riconosceva esattamente quello che tu dicevi nella definizione di narrazione diversiva. Tu vieni sbattuto davanti a questi poteri prossimali, il collega stronzo, il mobbing in ufficio, tutti i fenomeni che esistono, perché esistono i colleghi stronzi, esiste il mobbing, però appunto vengono enfatizzati, c'è tutto un discorso sia dello psicologo, quindi del settore, della disciplina, sia un discorso pubblico che enfatizza moltissimo questi aspetti, questi disagi, queste sofferenze quotidiane, e diceva Smile, tutto questo serve a nascondere, a occultare, a narrazione diversiva appunto, qualcosa di molto più grosso, cioè la trasformazione che lui osservava in Gran Bretagna, quindi molto più avanzata che da noi in quegli anni, in senso neoliberale della società. Ecco, quindi già in quell'idea che appunto era legata alla sofferenza delle persone, il libro in cui ne parla si chiama Le origini dell'infelicità, quello è il tema, l'infelicità, c'è già tutto il richiamo di nuovo l'idea di una narrazione diversiva, cioè il fatto che il neoliberismo ha bisogno di una narrazione diversiva. Ecco, poi di volta in volta ce ne possono essere di più felici, di più solari o di più tragiche. Farei un salto a questo punto di alcuni anni, perché quella storia dell'asilo che abbiamo detto del 1983 si ripete in maniera spaventosa negli anni zero italiani nell'asilo di Rignano Flaminio, dove ricompaiono assolutamente gli stessi eventi, quindi il racconto di questi bambini che vengono prelevati e sottoposti a inenarrabili violenze altrove, in posti mai identificati, e poi riportati a scuola e prelevati normalmente dai genitori. Quindi qualcosa che appunto visto con un pochino di respiro
con due processi che dopo anni però di sofferenza per gli imputati hanno finalmente stabilito la loro completa innocenza, il fatto che i fatti non esistessero e che i genitori si erano influenzati a vicenda, influenzando loro volte figli, facendo emergere questi racconti. Ecco, visto con questa serenità, la somiglianza col caso statunitense è veramente incredibile. Però io tiro qui questa storia in realtà perché volevo analizzare un altro aspetto. Queste fantasie di complotto non funzionano solo come narrazioni diversive, non funzionano solo come complottismi, fake news, che è questa espressione che tu usi pochissimo nel libro perché evidentemente giustamente la ritieni inutile, che però invece per alcuni anni è stata una costante del sistema informativo italiano, ripetuta, perfino si sono tenuti a scuola o si tengono tuttora a scuola corsi contro le fake news, quindi gli è stata data un'importanza come se fosse in grado di spiegare molte cose. Ecco, in realtà questo tipo di narrazioni diversive non sono poi patrimonio solo di fake news o i complottisti più esasperati, ma in realtà poi agiscono nel cuore dello Stato, perché la cosa interessante e dolorosa di questa vicenda tremenda di Rignano è che nel 2014 finalmente l'appello dice che i fatti non si sono svolti, assolti tutti con formula piena, e nel 2016 fino al 2019 nel Parlamento continuano a susseguirsi progetti di legge per mettere le telecamere dentro gli asili. E tutti questi progetti si richiamano ai fatti di Rignano, che però non sono esistiti. Sì. E che tra l'altro poi non c'entrano niente con le telecamere, perché se i bambini venivano prelevati, portati nella villa degli orrori, non potevano essere. Ecco, però cosa accade? Che un'invenzione, una fantasia terribile, che pervade i media in maniera incredibile, anche nel momento in cui viene smascherata, continua a agire politicamente, e nel 2019 con un voto bipartisan, destra e sinistra, governo Conte I, finalmente tra molte virgolette, vengono approvate queste telecamere negli asili. Ecco, quindi ti chiederei una valutazione su questo, cioè sul fatto che tutto il discorso del debunking è andato nell'individuare lo sciocco, lo stupido, l'ignorante, il becero cretino che crede ai complotti, però poi in realtà abbiamo una classe politica che, anche quando una cosa si dimostra totalmente falsa, si dimostra una fantasia di complotto pedosatanista, agisce come se fosse stata vera. Sì, sì, ma i posseduti dalle fantasie di complotto spesso sono proprio i funzionari pubblici, i magistrati, i politicanti, non sono solo propalatori di fantasie di complotto, no? Spesso vengono descritti alcuni politici, demagoghi, come propinatori di fantasie di complotto a cui loro non credono. No, no, c'è un sacco di loro credono davvero alle fantasie di complotto più scombiccherate. Questa qui del panico satanico è una fantasia di complotto a cui negli Stati Uniti e in Europa hanno creduto magistrati, avvocati, giornalisti, politici locali, politici nazionali che hanno legiferato su queste cose qui, e però erano fantasie di complotto fondate sul nulla, non solo, ma che hanno innescato delle semiosi illimitate, salvo poi, terminata quell'ondata di emergenza, dissolversi, e poi si è passati ad altro. Ecco, credo che qui dobbiamo introdurre nel nostro discorso il concetto per il quale ti chiamo in causa nel libro ad un certo punto, che è quello delle false emergenze. Diciamo, l'emergenza, già ai tempi del Luther Blissett Project con il libro Nemici dello Stato, noi l'avevamo individuato come un metodo di governo, quindi non semplicemente l'accezione di emergenza come pericolo imminente, bisogna fare qualcosa, ma come un qualcosa di permanente. L'ossimoro dell'emergenza permanente, che semplicemente si rifocalizza su questo o su quel tema, ci aiuta a capire che in realtà l'emergenza è un vero e proprio metodo di governo. Si legifera in emergenza sulle opere pubbliche, si legifera in emergenza su presunti nemici pubblici, si legifera in emergenza su presunti disastri sociali, e si legifera in emergenza su qualunque cosa, perché c'è sempre l'emergenza. L'emergenza pedofilia, che ha preso possesso delle coscienze europee, italiane, ma di tutto il continente, nel periodo 1996-97, ha avuto delle ricadute concrete proprio sul nostro vivere.
perché l'emergenza passa e i media sono abbastanza elastici anche da ospitare critiche dell'emergenza ex post, cioè quando l'emergenza è finita, la febbre è calata, spesso ospitano punti di vista critici. Adesso nella prima metà del 2021 i media ospitano critiche temperate, chiaramente non estremiste, della gestione su alcuni aspetti dell'emergenza pandemica, non su tutto, su alcuni aspetti, le scuole, quello che vuoi, insomma. Quando l'emergenza acuta termina, la fase acuta dell'emergenza termina, che entriamo in un avvallamento di tensione e la febbre cala, possiamo usare tutte le metafore che vogliamo, allora magari si è anche disposti a riconoscere che c'è stata esagerazione, che c'è stato troppo allarme sociale, eccetera, ma gli effetti rimangono. Gli effetti dell'emergenza pedofilia del 1996-97 sono stati che da allora, lo scrivo anche nel libro, i bambini hanno smesso di andare a scuola da soli, mentre fino a quel momento lì era normale. Per non dire di quando eravamo piccoli noi, cioè anche alle elementari andare a scuola da soli era assolutamente normale, se la scuola era a tiro, chiaramente, se era a chilometri e chilometri di distanza, no, allora lì o c'era lo scuolabus o ti portavano i genitori, ma se era potevi andarci a piedi, ci andavi a piedi, non è che i tuoi genitori avevano la paura che in quei 400 metri da casa a scuola arrivasse il pedofilo che ti rapiva, no? Però da quel momento lì, se ci facciamo caso, abbiamo smesso di vedere i bambini giocare in bande per la strada, abbiamo smesso di vedere bambini in giro da soli, una volta era normale, oggi i bambini in giro da soli non ne vedi più, bambini che vanno a scuola da soli o tornano a scuola da soli, no, anzi adesso addirittura ci sono dei protocolli che lo vietano, ma una volta non era così, e comunque questa svolta c'è stata con l'emergenza pedofilia, la genitorialità si è fatta più ansiosa, è ansiogena nel confronto del bambino stesso a cui inculchi quei timori, e quindi lì abbiamo visto un effetto. Rignano Flaminio e altri due o tre casi analoghi che ci furono a Brescia, a Bergamo, in quel periodo lì, molto simili a Rignano, e tutti fotocopie del caso McMartin, hanno come lascito questa campagna securitaria sugli asili degli orrori, che vanno tenuti monitorati, vanno tenuti controllati, anche se poi i casi da cui si era partiti si sono rivelati falsi, e oggi nell'opinione pubblica lo senti dire tranquillamente che quegli imputati erano innocenti, però nel frattempo i processi sono andati avanti da soli. L'emergenza ha sempre un lascito, l'emergenza terrorismo è quella da cui partimmo, l'emergenza della lotta armata degli anni 70 è quella da cui partimmo I nemici dello Stato, che è il libro che come Luther Blissett Project pubblicammo nel 99 parallelamente a Q. Molti non ricordano che uscirono contemporaneamente Q e Nemici dello Stato. Nemici dello Stato era un saggio che cercava di ricostruire la storia dell'emergenza come metodo di governo in Italia dagli anni 70 ad allora, al 99. Un libro che riletto oggi ha molte pecche, cose datate, cose ancora non formulate nella maniera migliore, anche alcune cazzate scritte per Epater Le Camarade, perché diciamo Luther Blissett Project ancora pativa un po', a volte raramente rispetto ad altri, però pativa ancora la cosa del voler fare l'oltraggio per l'oltraggio, quindi ci sono delle cose così, però la riflessione che sta al centro di quel libro io la ritengo attualissima. E non a caso l'ho ripresa nella Q di complotto, l'emergenza che si stratifica, le emergenze si susseguono ma al tempo stesso si sedimentano, ognuna di loro, ogni panico morale su un presunto nemico pubblico, che può essere il cane killer, che può essere il genitore criminalmente distratto che lascia il bambino piccolo in macchina sotto il sole. Abbiamo avuto tantissime emergenze, no? Alcune grosse, che noi chiamavamo già i nemici dello Stato Molari, alcune piccole relativamente, che definiamo invece molecolari. Poi passano, cioè le fasi acute passano, si passa a fare sensazionalismo e a seminare paura su altro, ma intanto gli effetti, che possono essere delle leggi, che possono essere delle consuetudini cambiate, delle abitudini cambiate, un'antropologia che è stata modificata dall'emergenza, quelle rimangono e si stratificano e si sedimentano. Un'emergenza fondata su una fantasia di complotto continuerà ad avere effetti concreti sulla società anche quando quella fantasia di complotto
spesso succede, verrà riconosciuta come campata in aria. Tornando, vorrei tornare un secondo a quei concetti che abbiamo detto di David Smile, sì. 1993, The Origins of Unhappiness, che sono quelli dei poteri distali, poteri prossimali. Sì. Ecco, girando dall'altra parte, ho pensato, le fantasie di complotto sono un po' un modo, no? Noi abbiamo il problema, abbiamo detto, ricapitoliamo, che ci vengono mostrati e evidenziati i disagi legati ai poteri prossimali, al nostro vicino, al nostro capo ufficio, al nostro collega, eccetera, eccetera, ci vengono occultati in questo modo, narrazione diversiva, quelli che agiscono sullo sfondo, ma che sono quelli che contano veramente, che strutturano la nostra esistenza. Ecco, la fantasia di complotto non è un modo per riconoscere in maniera distorta, individuare là in lontananza qualcosa che si agita, che viene riconosciuto come complotto, non come questione sistemica, un modo distorto di aver intravisto qualcosa nell'orizzonte, che sono questi poteri lontani, che però vengono restituiti in maniera irriconoscibile e fantasiosa. Non potrebbe essere un tentativo di guardarli. Sì, quantomeno c'è la constatazione che qualcosa non va, se non proprio che il sistema non funziona, comunque che qualcosa non va, che comunque ci sono delle forze a te ostili, sono forze oggettive, noi lo sappiamo, fanno parte della dinamica sociale del capitalismo, sono dei rapporti sociali che ti tengono in svantaggio, però tu li vedi come forze, proprio soggettivamente come forze, che ordiscono trame a tuo danno, e quindi comunque si parte da un impulso, l'ho detto più volte, sano, cioè nel senso che tu ti rendi conto che qualcuno ti sta fottendo, tu pensi in realtà è qualcosa che ti sta fottendo, cioè è proprio il impersonale, cioè. È qualcosa di largamente impersonale. È vero che individui un potere distale, no? Cioè individui, non vedi quello vero, il potere distale vero, ne vedi uno che è una sorta di allegoria non riconosciuta di quello, perché non c'è complotto. Cioè, nel senso che non c'è il grande complotto, esistono tanti piccoli complotti, piccoli o più grandi complotti, ma comunque una grande molteplicità di complotti nella complessità, ma non esiste il grande complotto, il complotto universale per cui la realtà sarebbe solo apparenza e dietro invece ci sarebbe l'agire loschissimo, segreto, esoterico di queste cricche, non funziona così il capitalismo. Quindi tu individui un potere distale, che sono queste lobby, società segrete, confraternite, sette misteriose, oppure Soros, che Soros oggi sta per gli ebrei, poi Soros ne ha di colpe, non è che come nel caso di Bill Gates ci tocca difendere Soros, stiamo semplicemente dicendo che le fantasie di complotto che lo riguardano non hanno senso. Che Soros paghi tutti i migranti perché vengano in Europa, orchestri lui le migrazioni del mondo. Detto questo, non è che devi difendere il filantrocapitalismo alla Soros, devi difendere le politiche della Gates Foundation, si possono fare entrambe le cose. La critica fondata a Soros e a Gates è sabotata continuamente dalla superfettazione di fantasie di complotto che li riguardano. Difendono il sistema, le fantasie di complotto anche per questo, perché tolgono ossigeno, margine di manovra, spazio, riducono la sfera d'azione della critica reale e fondata a questi personaggi e alle loro politiche. Fatto sta che comunque è vero che viene individuato un potere distale diversivo, potere distale la cui contemplazione diventa fuorviante, ma c'è. Però con chi te la prendi in realtà? Te la prendi col potere prossimale, visto come suo agente, quindi te la prendi con l'immigrato. C'è questo grande complotto, la grande sostituzione che manovra come immensi greggi di pecore intere popolazioni extraeuropee per portarle qui in Europa, e tu con chi te la prendi? Te la prendi con quello che vende libri, accendini e cose varie, e quindi evochi un potere distale, evochi alte sfere, ma poi colpisci sempre in basso, colpisci sempre in una sfera prossimale di un finto potere prossimale, perché in realtà te la prendi con uno che è totalmente senza potere, che tu vedi come un potere prossimale. Anche la fantasia, no? Che questi qua mi scavalcano nella graduatoria delle case popolari, tu li dipingi come gente che ha un potere che in realtà non hanno, perché sono degli sfruttati e dei vilipesi, ma tu li descrivi
come poteri prossimali. Quindi la dialettica tra prossimità e distanza nella forma mentis del cospirazionismo è complessa. Anche quando tu pensi di attaccare il capitale finanziario transcodificato negli ebrei, in realtà poi non vai a colpire il capitale finanziario, te la prendi con i disgraziati che sono in sinagoga in quel momento lì, tu entri col mitra e spari a quelli lì. Gente comune, quando pensi che ci siano dei poteri altissimo locati che stanno trasformando l'Europa in Eurabia, comunque non vai a cercare quei poteri là per colpire loro, entri in una moschea e spari a dei proletari che erano lì a pregare. Quindi te la prendi sempre con il piccolo, il prossimo, il locale, il debole. Ma forse il massimo paradosso in cui si condensa quello che dici è la figura di Hillary Clinton, che è indifendibile perché è una persona appunto con delle responsabilità enormi, politiche enormi, ma che devi passare il tempo a dire che però non è una che beve sangue dei bambini. Esatto. Ecco, quindi questo forse rende in maniera plastica. Forse un'ultima cosa, perché come vedete appunto i discorsi che si dipartono da questo libro sono potenzialmente infiniti, credo che questo sia uno veramente dei suoi punti di forza e il fatto che costituisce un punto anche di partenza, di forse spero, insomma di qualcos'altro, di riflessioni che si fanno collettive. Una cosa, nello podcast precedente, quello fantastico con Enrico Manera, Enrico dice è anche un libro di filosofia del digitale. Ecco, pensavo, guarda, proprio su questo discorso poteri distali, poteri prossimali, io sto su un social, sto su Facebook, sto su Instagram, che è espressione dei poteri più lontani, perché appunto è plasmato da codici che vengono decisi da chi deve venderti, profilarti, ma cosa faccio? Sto lì a litigare con degli altri sfigati come me che sono lì a passare il tempo. Esatto. E quindi sono lì proprio, lì sto litigando con qualcuno che è prossimo a me e che potrebbe anche, forse dovrebbe, sarebbe bello se fosse mio alleato nella ricostruzione di rapporti sociali più sani, e tutto ciò è plasmato da degli algoritmi decisi in maniera lontanissima e al puro scopo di profitto. Quindi mi sembra che questo elemento, in quella linea di riflessione del tuo libro, che appunto possiamo considerare anche filosofia digitale, ci potrebbe stare e mi sembra che sia in continuità. Assolutamente sì. Prossimità e distanza sono anche invisibilità e visibilità, no? Sono due coppie antitetiche, in realtà non sono antitesi, sono polarità. Oltre al fatto che quel potere distante è invisibile, perché tu non vedi la sala macchine dei social, metaforicamente, non vedi la stanza dei bottoni, cioè non conosci l'algoritmo, non conosci l'algoritmo di Google, oltre che dei social, quello che tutti noi usiamo di più in assoluto nella nostra quotidianità digitale, Google, noi non abbiamo la minima idea di come funzionino gli algoritmi di indicizzazione, non sappiamo con che criterio esattamente ci vengano restituiti i risultati della ricerca su Google, non sappiamo chi legge la posta sul nostro Gmail, chi la legge e come vengono usati i dati ciucciati dalla nostra posta. È anche un regime di invisibilità, però loro ti vedono, e qui è il punto, che il rapporto è totalmente asimmetrico. Io non vedo la totalità delle interazioni visibili e nascoste, quelle visibili non le posso vedere perché sono troppe, no? Non ne posso avere nemmeno un quadro d'insieme di quante interazioni in ogni secondo stanno avvenendo su Facebook, su Instagram, su TikTok, e però poi c'è anche tutto il nascosto, che è molto di più, perché dietro ogni mio click ci sono probabilmente migliaia di operazioncine, di transazioncine, e io queste cose non le vedo. Loro però vedono quello che fai te. L'algoritmo vede quello che fai te. Dicevo, citando, facendolo slittare un po' di senso, il titolo di un libro degli anni 90 di Paul Virilio, parlavo di internet come macchina che vede, ma non come macchina che permette a te di vedere, come macchina che ti vede. Che era la promessa iniziale. La promessa iniziale. L'enciclopedia illuministica, che è l'enciclopedia del tutto, no? Sì. Siamo di nuovo in questa metafora visibilità-invisibilità di cui la fantasia di complotto costituisce un falso elemento di visibilità che ci distoglie e che ci impedisce di riconoscere questi processi in atto. Questo è il suo esito e mi sembra che questo, insieme al fatto
che hai sempre tenuto costantemente al centro del tuo approccio alla vicenda, che è quello di riconoscere l'esigenza emotiva, l'esigenza di comprensione che c'è in chi poi finisce per cadere nella tana del coniglio. Questi due aspetti, no? Il bisogno di avere chiarezza e un'esigenza emotiva di riempire un vuoto di comprensione, una sensazione che qualcosa effettivamente non vada, sono forse appunto la cosa più attraente e più pericolosa delle fantasie di complotto. Abbiamo parlato di bambini e siamo accanto a un'area giochi che, quando abbiamo cominciato a parlare, era deserta, poi pian piano si è popolata ed è un piacere vederla così, e penso che in tutta quest'ultima parte del podcast si sentiranno gli strilli di queste bambine e di questi bambini, quindi dai, è il miglior modo per chiuderla, direi. Direi sì. Ok. Bene, grazie. Grazie a te. Tutto l'ordine sta ciò poesia.